mattina meglio e ho trattato il capitolo primo e ho fatto l'esperienza personale. Esperienza personale. Okay. Quindi ci racconta un'esperienza personale o alcuni aneddoti legati al contenuto. Io racconterò un'esperienza personale, ossia un fatto della mia vita che mi ha aiutato a crescere, mi ha cambiato molto, ossia quando dal Lussemburgo ho deciso di venire a vivere in Italia, quindi ho cambiato totalmente il mio stile di vita e le mie abitudini e tutto. Innanzitutto ho fatto una breve introduzione del capitolo, collegandomi a quello che diceva la mia amica Eleonora. Ho innanzitutto ho riassunto alcuni punti che a mio parere risultano importanti. Sicuramente tutti nel corso della nostra vita incontriamo delle difficoltà, viviamo dei momenti più difficili. È importante riuscire a superare questi momenti e sicuramente l'ansia e la preoccupazione non ci aiutano a superarli, anzi ci mettono in una situazione di debolezza e non ci consentono di superarli, ma ci mettono in una situazione ancora più difficile, ci fanno vedere la vita in modo più difficile, non ci permettono di andare avanti. È quindi importante quando si incontra una difficoltà cercare di pensare e ragionare prima di disperarsi del tutto. La mia esperienza personale: io ho trascorso 18 anni, quindi tutta la mia infanzia, a Lussemburgo, ho frequentato la scuola europea di Lussemburgo e ho vissuto lì fino quindi ai miei 18 anni. Quando ho raggiunto i 18 anni ho deciso di volare con le mie ali, di venire a vivere in Italia, quindi di tornare in Italia. Io sono bilingue, quindi sono italiana e belga, e ho deciso di venire a vivere qua vicino ai miei nonni, anche se non proprio così vicino. Ho deciso di andare a studiare a Torino e quindi tante cose in me sono cambiate, perché non ero più, non vivevo più sotto il tetto familiare, vivevo da sola, e questo sicuramente mi ha provocato nostalgia nei confronti della famiglia. Mi sono trovata a fare i conti con tanti aspetti che prima ovviamente non tenevo neanche in considerazione. Dovevo auto-organizzarmi, autogestirmi, avevo tante responsabilità alle quali prima non badavo. Sicuramente sono passata da un ambiente molto internazionale, perché comunque a Lussemburgo ero a contatto tutti i giorni con persone di tutte le nazionalità europee, perché questa scuola aveva tutte le sezioni della comunità europea, un ambiente un po' più regionale, perché comunque mi sono trovata con tutti i compagni italiani, però non avevo più la possibilità di vedere un amico danese, un amico tedesco, insomma di condividere esperienze e culture probabilmente diverse dalle mie. Sicuramente ho avuto delle difficoltà, perché ho avuto nostalgia di tante amicizie sedimentate in tanti anni, e qui non so perché non si vede. Perché non si è passato abbastanza di... Non era tutto giù. E poi ho incontrato delle difficoltà, come tutti d'altronde, legate al periodo adolescenziale, perché anche per esempio mentre a Lussemburgo era una realtà, un mondo diciamo rosa nel quale si poteva uscire alle 3 di notte, non esistevano pericoli, un mondo controllato, comunque a Torino non si può fare le stesse cose che si possono fare in un mondo, in una realtà diversa. Sicuramente questa esperienza mi ha fatto crescere, mi ha permesso di maturare in fretta, mi ha aiutato a diventare indipendente e ad autogestire e organizzare la mia vita, mi hanno aiutato a diventare ambiziosa. Sicuramente ho maturato un sentimento profondo verso i miei genitori, perché dal viverci tutti i giorni assieme, a vederli due volte al mese o se non di meno, ho proprio sentito quanto per me fossero importanti. Inoltre ho conosciuto tante persone al liceo che ancora oggi per me sono persone importantissime, ho imparato a conoscere me stessa e ho fatto tante nuove esperienze. Questo è tutto, non so se avete domande.